accogliamo il nostro vescovo con un applauso, e ringraziamo di tutto il mondo. Allora possiamo sederci. Siamo riuniti qui a Calezzo. Sono stati i ragazzi del coro di una delle parrocchie più segnate dal terremoto, i ragazzi di Finale Media, che ci hanno invitato a riaccendere un fuoco. Eccellenza, siamo qui riuniti da tante parrocchie, quanti viaggi, ed è bello salutarci e conoscerci, vedere quanti siamo. I primi arrivati. Allora adesso io elencherò un po' le parrocchie, non tutte, penso quasi tutte, di quelle, ho qui un elenco di 31 parrocchie. I primi arrivati con il pullman sono stati quelli di, non mi sento di silenzio, ma di Sant'Agnese. Poi l'animatore col pallone è arrivato da San Benedetto. Sant'Agostino. Molti sono arrivati da Santa Teresa. Sono i ragazzi che sono venuti dal Cimone. Sono arrivati dalla Cittadella. Va e ripara la mia casa.
i ragazzi della Bassa hanno vissuto, anche quelli di Modena, ma quelli della Bassa in modo particolare, la distruzione provocata dal terremoto. Tante chiese, chi è venuto e ha visto la chiesa di Cavezzo mezza distrutta. Allora, l'intenzione è quella di far scoprire, come già hanno fatto egregiamente, che i ragazzi della Bassa non sono dei destinatari dei nostri aiuti, sono i protagonisti della evangelizzazione, perché hanno vissuto un'esperienza difficile e ci possono raccontare che anche nelle pieghe e nelle piaghe della vita si nasconde una buona notizia, che è il Vangelo. Allora, i destinatari sono i ragazzi della città e i ragazzi della montagna, sono i destinatari oggi di una buona notizia che i ragazzi della Bassa vogliono donarci. Va alla mia casa, la parola che ha sentito San Francesco, non si è lasciato andare in vittimismo davanti alle cose che non andavano, si è messo a ricostruire, a rifondare la Chiesa, e lo stesso vogliamo oggi provare noi, in comunione con il nostro Vescovo, questa è la Chiesa, pastorale giovanile, pastorale missionaria, centro sportivo italiano, pastorale della scuola e ancora la Caritas diocesana, tutti si sono messi insieme e non solo, abbiamo anche gli scout e abbiamo tutti gli altri, per tutti, abbiamo tutti messi insieme per cercare di ricostruire, provare a ripartire da protagonisti nella costruzione della casa del Signore e della sua Chiesa. Prima parte nel pomeriggio, seconda parte nella sera. Ricordiamoci che non siamo noi che costruiamo la Chiesa, anzi siamo noi, ma il protagonista principale è il Signore. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, fascia i cuori affranti e ripara le ferite. Ecco il momento breve ma intenso della adorazione della sera. Quindi io passo subito la parola per un saluto al nostro Vescovo, che accogliamo ancora con la gioia del cuore. Un saluto davvero cordiale e grato a tutti voi. Ho cercato di lasciarmi interpellare dal titolo, ma come diceva Don Stefano, io vorrei mettermi oggi tra i destinatari, tra quelli che ricevono, cioè dai valori che stanno emergendo proprio in questa fase della ricostruzione, della ricostruzione delle case, degli ambienti comunitari, delle fabbriche. Stamattina ero in una fabbrica per la giornata del ringraziamento a Solvara, c'erano tutte le categorie dei lavoratori della terra, è stato molto bello. E però come vescovo devo anche introdurre. E allora vorrei mettervi più dalla conclusione, da quello che diceva Don Stefano, e pensando al titolo, volendo stabilire una analogia, anche una metafora se volete, tra la costruzione degli ambienti che ci accolgono, del tessuto sociale, civile e religioso, e il costruire la casa che è la Chiesa. Mi venivano tre brani della Bibbia a cui accenno semplicemente perché ci sono dei valori che li ritroverete proprio nelle esperienze. Il primo brano è quello del libro di Neemia, che ci parla del popolo di Israele che è appena ritornato dalla schiavitù, trova tutto distrutto. Distrutto il tempio, distrutte le mura, distrutte le case. E allora da dove ricomincia? Che cosa occorre a fondamento? E il governatore Neemia li raduna in piazza e chiama anche il sacerdote Esdra. E dice il capitolo 8 del libro di Neemia che si trovarono insieme come un solo uomo. Esdra fa portare il libro della Bibbia, il libro della legge di Mosè,
preparano il palco, comincia a leggerlo per brani distinti e il popolo si commuove. Ecco, da dove partono? Partono anzitutto dal sentirsi un solo uomo, dall'unità. Ecco, questo è fondamentale, credo che la vostra presenza qui sottolinei proprio questo sentirsi uno. È già un grande valore. Mi viene da dire che il terremoto ci porta, no? E poi mettere a fondamento la parola di Dio. Per tutta la mezza giornata hanno letto la parola di Dio. E la gente si commuoveva, tanto che Ezra la spiegava. No? Ecco, questa è una prima sottolineatura che vorrei che certamente emergerà oggi. Un secondo brano è molto noto, è il brano di Isaia, capitolo 52, che sentiamo leggere per Natale. Come sono belli i passi dei messaggeri, di coloro che portano annunci di speranza, di pace. Prorompete in gioia, in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, perché Dio è venuto a consolare. Prorompete in gioia, in grida di gioia, rovine di Gerusalemme. E le rovine sono quelle che vediamo attorno a noi, ma sono quelle dentro di noi, sono quelle dentro la nostra Chiesa. E allora come ci troviamo sempre, cioè, nella necessità di ricostruirci? Abbiamo bisogno di messaggeri di gioia, abbiamo bisogno di sentire che Dio ci consola proprio nel ricostruire. E quindi non dobbiamo avere paura, proprio no, e neanche aspettare di essere ricostruiti per impegnarci. Pensate a uno dei brani che leggeremo quest'anno, no? Tra le figure di Giovanni, che si sono presentate come figure di fede, quello della Samaritana. A me colpisce sempre, no? Questa donna che Gesù la legge dentro e gli legge quello che porta nel suo cuore e a un certo punto abbandona la brocca e va ad annunciare ai suoi compaesani quello che Gesù le aveva detto e che non sia lui il Messia. Cioè questa donna non aspetta a mettersi a posto, a risolvere quel guazzabuglio psicologico, morale che portava dentro. No, mi metto a posto, poi vado. Quando sarò un po' bravina, allora andrò ad annunciare Gesù. No, va così com'è. Il Signore la manda così com'è. Ecco, mentre ci costruiamo, siamo in dialogo. L'ultimo brano è il capitolo terzo della prima lettera ai Corinti, dove Paolo dice: ciascuno badi bene a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Per questo dicevo, mi metto già alla conclusione, no? È importante costruire, ma ciascuno badi bene a come costruisce. È importante costruire mettendo a fondamento Gesù Cristo. E pensiamo allora a quell'altra costruzione, pensiamo alla Torre di Babele, erano arrivati fino al cielo quasi, no? Si erano uniti per costruire, ma per fare che cosa? Per affermare se stessi, e andò a finire che non si comprendevano più, perché quando metti l'egoismo alla base della costruzione ti chiudi. Non ti comprendi con l'altro, no? E mettere Gesù Cristo alla base di questa costruzione, credo che saranno i valori che sono sicuro emergeranno anche nei lavori di gruppo: l'unità, l'essere uno in Cristo,
la parola di Dio, il sapere leggere con verità la situazione in cui ci troviamo e quindi anche le nostre rovine, le nostre fatiche. E allora credo che questa giornata non sarà spesa in vano, ma andremo a casa più uniti e quindi con quella consolazione che ci viene dall'essere messaggeri di pace, no? Come leggiamo in Isaia, messaggeri di gioia. Questo è un po' l'augurio che formulo a tutti voi e anche a me. Allora ringraziamo il nostro Vescovo e in questo momento do voce a tutti i ragazzi della città e della montagna e chiediamo, abbiamo chiesto ai ragazzi della bassa, quelli colpiti in modo maggiore dal terremoto, di raccontarci con le loro parole, con i loro canti, con le loro immagini quello che hanno vissuto da maggio in poi, e lo fanno con un video.